viaggio, prendi il tuo bagaglio, non sarà uno sbaglio, ascoltami, finisci. Puglia, arriviamo! Ragazzi, finalmente si parte per l'estate e andrò a Gallipoli perché mio padre è di là, come sapete se già mi seguite, e andrò proprio 10 km più sotto di Gallipoli e sarò vicino a Racale, zona di mare, quindi Torre Sud. E niente, questa è tutta l'attrezzatura, ci abbiamo anche le pistole d'acqua, qua c'è il Cuggi. Niente, siamo in mezzo al traffico già da più di mezz'ora, devo dire che abbiamo trovato un po' di traffico, però non demordiamo, andiamo avanti e arriveremo presto alla destinazione. Finalmente nelle Marche, preciso a Porto Potenza Picena, dove ho una casa e infatti se avete visto i miei vecchi vlog eccetera ve l'ho anche già fatta vedere. E al momento ci sono mia nonna, mio padre, mia sorella col suo marito. Siamo qua, ci facciamo una notte qui, adesso usciremo a mangiare con mia sorella e poi domani mattina si riparte per tornare in viaggio per arrivare a Gallipoli! Ok ragazzi, siamo arrivati e niente, sono qui in mezzo ai campi, gli orti della nonna. Niente, stavo guardando, a parte lui che ha già preso tipo una mela, un pomodoro, una zucca, ma abbiamo trovato fagiolini, pomodori, ma guardate che zucche ci sono. Pomodori, pesche, uva, veramente un posto magico. Poi ci sono i cavalli, le oche, le galline, c'è tutto, guardalo, lui è nell'habitat. Che pomodoro, guarda. Insalata, cetrioli. Cioè, cosa ti manca? In fondo nella vita basta avere proprio un pezzo di terra e hai tutto. Cosa ti manca? Con un pezzo di terra sei a posto. Guarda. Che grappoli di pomodorini, guarda. Tutti i pomodorini bellissimi con le api attorno. Questa è la natura, raga. Fichi. Ma quanti fichi, raga. Fichi buonissimi. Quelle sono. Guarda, queste sono le pere. Siedano. Questa è quella che ti piace. C'erano i carciofi. Pure. Ma queste sono le coste. Sì, guarda quanti robe. Un sacco di roba. Cos'è quella roba? Andiamo a vedere quella roba. Cos'è tipo un melone questo? C'era un grillo enorme. C'era un grillo enorme. Che sta tocchi? Oh, che tocchi? Le mie pere tocchi, bastardo. Cosa tocchi? Le mie pere, figlio di puttana. Oh, ma queste pere sono abnormi. Enormi. Wow. Oh. Appena colta dall'albero. Ah, dopo. Finalmente siamo arrivati nelle Marche. Ci siamo messi comodi. Abbiamo preso le nostre posizioni, adesso ci guarderemo un film e andiamo a dormire presto perché domani mattina altrettanto presto dovremo rimetterci in viaggio per andare a Gallipoli. Raga, ci vediamo domani. Yo! Something I can't describe, only I'm asleep at night. I can stop thinking. Buongiorno ragazzuoli, si è svegliati, sono tipo le 7:30 del mattino, mi sono svegliato, capito, ancora dormo. Niente, è entrato un insetto famelico, una nave regina, non so che cosa, sono solo sciampaura di te. Niente raga, ho un asciugamano sulle spalle perché non so se vedete quell'insetto lì enorme. Ecco, quell'insetto enorme là è un'ape gigante. Guardate i miei occhi traumatizzati, sono traumatizzato, non c'è più. Ah, eccola, cos'è realizzato. Si riparte. Eccoci qua, di nuovo in viaggio e sfortunati come sempre, perché stavamo andando adesso e dal finestrino cosa è entrata un'ape che mi ha punto sulla schiena. Tipo da quando avevo 14 anni che non mi pungeva un'ape, porca. You down. We all keep looking for something.
che dire, siamo in un posto meraviglioso. Poi guardate questa pineta, cioè laggiù c'è la casa, lì c'è parcheggi. Che dire ragazzi, questo vlog è finito. Ma non preoccupatevi, perché questa vacanza ve ne farò molti. Per dire, sono arrivato oggi e ho fatto un vlog e l'ho già finito. Spero di riuscirvene a fare il più possibile, in modo tale da farvi sentire qui, farvi sentire con me. Yeah, in vacanza insieme. Ah cavolo, già mi scordo sempre. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto metti un like, commenta e condividilo, in modo tale che arrivi a chiunque.